Ragazzi, buongiorno. Oggi per la prima volta in tutta la mia carriera youtubiana inizio il vlog all'una e 18 minuti perché avrei dovuto iniziarlo questa mattina. Il problema è che, insomma, in questi 2 giorni ne stanno succedendo di ogni. Stamattina sono stata anche poco bene, per cui non sono riuscita proprio a prendere in mano la telecamera e appunto a registrare, però adesso va decisamente meglio. In questo momento vedrete che non sono a casa mia, ma sono a casa dei miei genitori perché siamo venuti qui a pranzo. Dico siamo perché Omar finalmente oggi ha iniziato le ferie. Domani partiremo e infatti questa mattina avevamo un bel po' di commissioni da fare e devo ancora comprare alcune cosine, tipo un pigiama, piccole cose, il liquido per le lenti a contatto. Vabbè, un po' di cosine ecco che mi occorreranno in questi giorni, ma appunto non sono uscita. Quindi diciamo che alla fine, ora dopo pranzo, cercheremo di risolvere la cosa e cercheremo di fare tutti i nostri giretti. Incrociamo le dita e speriamo. Guardate un po', oggi ho fatto una conciatura da pazza. Allora, dovete sapere che quando io mi lego i capelli per stare in casa, così casualmente o anche solo appena mi alzo dal letto me li tiro su, mi vengono delle acconciature mostruose, bellissime, come tipo se non lo so, dovessi andare a un matrimonio, mi vengono tutti questi chignon magnifici, spettinati, però belli. Quando invece sto lì mezz'ora davanti allo specchio con la lacca, con il pettine, perché mi devo preparare per uscire, mi vengono delle schifezze, tipo quella di oggi, una vera e propria schifezza. E comunque, niente, pazienza, tanto comunque fa tanto caldo, ci sono oltre 30 gradi, ma tanto ovviamente sarà così anche da voi, lo so perché me lo state scrivendo tutte. E quest'anno è la prima volta che spero che piova durante la nostra partenza per poter avere un pochettino più di fresco, anche se comunque con la pioggia non so sinceramente quanto possa, diciamo, esserci il fresco. Molto spesso quando piove poi dopo fa più caldo di prima. E comunque niente, quindi io ho deciso appunto di iniziare questo vlog, sentite mia madre in sottofondo, e oggi vi porterò con noi in questa giornatina, probabilmente il vlog sarà un pochino più, un pelino più corto rispetto ai soliti, però vabbè, meglio che niente, no? E basta, adesso vado sotto a pranzare e noi ci vediamo dopo. Allora ragazzi, con tutti i posti in cui abbiamo la necessità di andare. Dove stiamo andando adesso? Casa a dormire. No, all'autolavaggio. Tanto poi tra poco piove, le previsioni danno Ah, volevo pioggia. lavarla dentro. Voleva lavare dentro. Che meraviglia l'autolavaggio. E comunque, c'ho sonno, ma questo è l'abbiocco post No, pranzo. infatti, andiamo a dormire un po'. Ma se sei stato fino alle 11 nel letto stamattina? Ma non è la stessa cosa. È vero, comunque, allora sapete io cosa faccio per combattere il caldo? Faccio carrelli e carrelli sui siti Basta online che non li confermi. con tutti i maglioni invernali stupendi, Zara, Shein. Ma che pazzia, sono meravigliosi. A me è arrivata a questo punto dell'estate, metà agosto più o meno, inizio ad avere il desiderio di inverno. Poi quando fa un caldo così pazzesco, ancora peggio. E comunque ho dato un'occhiata, ho trovato dei capi veramente stupendi, bellissimi, però ovviamente non li ho confermati, perché altrimenti se io confermassi tutti i carrelli che ho fatto nei vari shop online, ora saremmo praticamente senza casa, senza macchine, senza niente, ma saremmo proprio pieni di vestiti. No, tu saresti pieno di Io vestiti, non io. sarei, vabbè, te ne presto qualcuno. E comunque niente, adesso andiamo appunto a lavare il costumino. Cosa fa in mezzo alla strada? Quando deve partire? A lavare la macchina e poi appunto andiamo a fare un gettino a comprare un po' di cose utili, sperando di riuscire, che casino, a trovare ancora qualcosa. Perché nei negozi ci sono già
veramente, così come su internet e nei negozi ci sono già tutti i capi invernali, e quindi sperando di riuscire a trovare un pigiama estivo, perché mi sono effettivamente resa conto che non ne ho più, perché quelli che ho sono tutti... Ma fai usare quelli invernali. Ma quando tu dici le cose, le dici veramente o... cioè, ci sei o ci fai? Cosa stai facendo? Non è uno specchio. Mi controllavo la barba. Comunque. E vabbè, vediamo se riesco a trovare qualcosina. Morti. Siamo andati a fare un po' di commissioni, ma alla fine abbiamo ceduto, fa troppo caldo, anche se si va nei negozi con l'aria condizionata, questo sali e scendi dalla macchina con questi sbalzi di temperatura impressionanti, anche quando si esce da un negozio ci siamo detti lasciamo perdere, andiamo a casa. Abbiamo cercato di comprare il necessario. Carolina! Mannaggia, impestata proprio, eh. Comunque abbiamo cercato di comprare il necessario. Siamo andati all'Ipercoop mentre Omar è andato a fare una bella scorta di acqua da portare ai miei nonni, così appunto sono a posto per questi pochi giorni che staremo via. Io ho fatto un salto da Chiabi perché era l'unico negozio vuoto e tranquillo, insomma, rispetto al resto. Non che ci sia tantissima gente in giro, però insomma... Allora, da Chiavi ho preso due cosine, appunto. Ero entrata per prendere soltanto un pigiama, alla fine sono uscita con due cose, però vabbè. Ho speso in tutto 31,05 euro. Allora, il pigiama che ho preso, adesso ve lo mostro così lo metto subito a lavare, tanto con questo caldo in 5 minuti è asciutto. Comunque è questo. Allora, 6 euro e nulla, era scontato, ovviamente. Poteva non essere questo il mio pigiama? È molto carino, e in realtà è più una camicia da notte, ma meglio perché così almeno rimane molto più comodo. Come tessuto è in cotone, quindi sembrerebbe essere fresco. Come vedete ha appunto disegnata la faccia di un gattino. C'era anche nel color nero, però l'ho preso di questo verde. Sì, è un verde più o meno. È un verde poco intenso, ecco, diciamo così. E alla fine per 6 euro va più che bene. E poi appunto, mentre mi stavo dirigendo alla cassa, ho dato così un'occhiata e ho visto questa tuta carinissima. Questa l'ho pagata molto di più, 25 euro. Però insomma 25 euro non sono tanti, dai. Non ero ovviamente scontata. Guardate che bel rosa, si abbina anche tantissimo al mio rossetto. Magari la metterò per Ferragosto. È una tuta intera, vedete, ha il pantalone, è lunga e praticamente rimane leggermente scollata sul davanti, e mi piace tantissimo dietro come è fatta, perché noterete che ha praticamente questa sorta di due nastri che si vanno a chiudere nella schiena, e poi appunto in vita rimane così elasticizzata. Mi è piaciuto tanto sia il modello sia appunto il colore, e così l'ho presa. Ha anche due tasche sul davanti, non so se riuscite a vederle. Io nel mostrare le cose che acquisto sono sempre un fenomeno. Mi è sembrata piuttosto comoda, ma anche carina nello stesso tempo. Il colore è veramente bello, è proprio quella tonalità di rosa che piace tanto a me. Adesso infilo rapidamente tutto in lavatrice e così poi inizierò a fare la valigia. Ragazzi, allora sono ritornata, aspettate un attimo, ho preso una gruccia, così ve la mostro meglio, diciamo che in questo modo rende meglio l'idea del modello. Allora, come vedete, appunto le manichine corte con relativa tasca. Mi
piace, sono contenta. È uno di quegli acquisti che non erano previsti, fa anche rima, ma è troppo troppo bella, sono super soddisfatta. Dunque ragazzi, spesso mi chiedete qualche consiglio circa dei film da vedere su Netflix. Adesso ne ho trovato uno nuovo e una serie. Tra l'altro questo venerdì di questa settimana uscirà anche la seconda serie, quindi è proprio azzeccato. È appunto una serie, credo che sia americana, però basata su una storia vera, su dei fatti realmente accaduti. Si chiama Dirty John, vi lascio qui il nome scritto da qualche parte, perché probabilmente la mia pronuncia non è corretta, così almeno riuscite a capire di che cosa sto parlando. Io ho iniziato a vederla ieri sera, solo che ogni singola puntata è molto lunga, dura un'ora, forse anche qualcuna più di un'ora, e quindi stavo morendo dal sonno, era tipo l'una, non ce la facevo più, e alla fine sul più bello, tipo alla terza o quarta puntata, ho dovuto spegnere perché proprio stavo crollando letteralmente. Però vi dico, è veramente molto molto bella, ancor di più perché comunque è basata su una storia vera, su dei fatti realmente accaduti, per cui cioè è una storia triste per come sono andati gli eventi, però comunque il fatto che si riferisca a una situazione realmente accaduta comunque la rende ovviamente più realistica, e non è il classico film o la classica serie che poi alla fine finisce in modo stupido, no? Che magari ci fa rimanere un pochino delusi per il finale che ha. Dunque, volevo segnalarvi questo prodottino qua della Geomar, è uno scrub per il corpo, mi piace tanto, non mi piace tanto l'odore, ma penso che sia quello tipico di tutti gli scrub, non lo so perché, non che sia cattivo, ma a me personalmente dà un pochino fastidio, però mi piace dal punto di vista dell'efficacia, perché una volta che lo avete utilizzato lascia la pelle bella morbida. E io questo l'avevo acquistato da Tigotà. Mi avete segnalato anche lo scrub della Lidl della CN, non so come si pronunci perché sinceramente come marca non la conosco, però appunto al momento sto utilizzando questo. Una volta terminato sicuramente lo andrò a comprare perché sono curiosa di provare anche quello, ma intanto se siete interessate c'è anche questo che è molto ottimo. Molto ottimo, non penso esista come termine, però vabbè, era per fortificare il significato. E nulla, come costo viene intorno ai 10 euro, però comunque ce n'è tantissimo e vi dura veramente tanto. Allora ragazzi, sono le 18:43 e questo qua non lo sopporto già più. Iniziamo bene per le vacanze, quando vai a lavorare? La domanda che si fanno tutte le mogli, dove stai andando? La signora sulle strisce. Quindi è in farmacia? Sì, ma è tardi. Ma che tardi, chiude alle 7. Vabbè, comunque sia, stiamo andando un attimino in farmacia e poi dopo dobbiamo andare di nuovo all'Ipercop a prendere le paste. Perché questa sera andiamo a cena a casa. Scusami, ma se stai nella tua corsia... Oh, ma parla con loro, cosa vuoi dalla mia amica? Colpo di niente. Guarda che veramente, io chiedo il divorzio. Tensione, tensione, si può play, passare. Stasera siamo invitati a casa dei nostri amici, Micaela e Angelo, e insieme ai loro bimbi. Pensate che Micaela era la mia compagna di scuola in quinta superiore, quindi ragazzi parliamo di quanti anni fa? 13 anni fa, cioè, 14. Non esistevano ancora le macchine, ma le televisioni erano in bianco e nero. Senti, 14 anni fa, però io la conosco già dalla seconda superiore. Quindi è un'amicizia che va avanti da tanti, tanti, tanti anni. E niente, ho ancora inventato la lampadina. Hai finito? È chiusa la farmacia. È chiusa la farmacia. Ficcati! Adesso è colpa tua, vuoi farmi fuori? È chiusa perché è chiusa per ferie. E vabbè, dai, andiamo a vedere domani mattina prima di partire. E poi non ce l'hanno da ordinarle? È colpa tua. Vabbè, comunque. Ma stai zitta, dai. Ma anche tu stai zitto. E ho dimenticato il cavalletto del cellulare perché ho dovuto prendere le chiavi a questo rimbambito che ovviamente lui scende prima per andare a prendere la macchina. Cosa stai facendo? Ma lascia le chiavi sopra.
giusto, no? E così mi ha citofonato. Sei riuscita a produrre 4 sacchi di immondizia in 4 ore di come casa. Come sempre, è perché la differenza, come ti dico sempre, che io l'immondizia la metto dentro il sacchetto e tu la lasci in giro per casa. Vabbè, ma allora non gliene frega niente. Vabbè, e tu hai tirato fuori questo discorso. Non gliene frega niente. Oh, ma quelle farmacie, se uno sta male, che deve fare? È chiusa anche questa. È aperta. È aperta. Aspettate un secondo, devo dargli l'impegnativa. Scusate, è sceso il casinista. Quando c'è lui non riesco a fare un discorso completo. Comunque, vi stavo dicendo che appunto questa sera stiamo andando a cena da loro e dobbiamo andare a prendere le paste. Volevamo portare il gelato, ma siccome non abitano proprio vicinissimo a noi, ho paura che il tempo che arriviamo il gelato sia completamente sciolto. Almeno le paste tengono un pochettino di più. E quindi niente, passeremo da lì e poi andremo appunto. C'è un caldo, ragazzi, vabbè, comunque è la frase tipica di questo periodo. Sto contando i giorni affinché arrivi l'inverno. A parte questo, mi stiamo guardando, quello mi ha guardato, uno mi ha guardato, dopodiché ha fatto un passo indietro per vedere con chi stessi parlando. Comunque vabbè, non importa, niente, ci aggiorniamo dopo, ciao. Volevo farvi notare il cielo. Dai, quella che è grande, no? Che in realtà è molto più nero rispetto a come appare in fotocamera. Basta che gli fai vedere la mia faccia dalla disperazione. E questo uomo è disperato perché è grandina. Cioccolato e crema. Sì. Ah, vuoi tutto poi? Sì, no, va bene. Fai due. Sì, va bene. La frutta. Sì, facciamo qualcosina alla frutta. È bello far colazione con questo. Quelle sono buonissime. Paste comprate. Quanto abbiamo preso più o meno? Sette. Sì, più o meno. Abbiamo preso un po' un misto in precedenza. In precedenza, oggi come parlo? In prevalenza, i scintilli. Noi andiamo sempre su quelli con la panna, sono buonissimi. Poi ovviamente abbiamo preso anche qualcosa alla frutta per i bimbi, le varie tortine con... 500 metri. Gira a destra su corso Regina con panna e granella di nocciole, insomma un misto. E praticamente alla fine noi siamo sempre qua a mangiare. Rendetevi conto, abbiamo appena parcheggiato e adesso sta guardando se la macchina è protetta sotto gli alberi. Non c'è un ponte qua vicino. Senti, portati le coperte. Volevo aggiornarvi sul dentista, prenotazione dentista da Omar. Allora, doveva andare, cos'era? I primi di luglio, ha disdetto per motivi di lavoro. L'OMS lo dice, non è che lo dico io. Sì, va bene. Il furbo ha spostato l'appuntamento al 30 di luglio. Il furbo, lavoravo! Il 30 di luglio ha disdetto nuovamente, sempre ovviamente per impegni di lavoro, e ha spostato l'appuntamento a quando? 31 agosto, 5 e mezzo. 31 agosto. Agosto lo sposterà a dicembre. A dicembre sarà senza denti, di sicuro proprio. Comunque, ragazzi, volete sapere? Allora, intanto qua ci sono un sacco di tuoni. Siamo arrivati leggermente in anticipo, ma vabbè, adesso aspettiamo 5 minutini, poi saliamo. E allora vi racconto tutta la serie di sfighe che ci sono capitate. Allora, innanzitutto, come sapete, appunto, domani mattina dobbiamo partire. Bene,
Omar stamattina ha dovuto correre dal gommista perché praticamente gli si è conficcata una vite, un chiodo enorme, veramente le viti che usano per i dossi, ecco, nella ruota. La ruota non è stata più, cioè non è più stato possibile recuperarla, quindi neanche ripararla, quindi niente, ha dovuto cambiare la ruota, 60 euro di ruota, vabbè. Poi, sentite i tuoni intanto, poi mio padre, se io ho acceso perché spegni? Mio padre stamattina è andato a portare la macchina a lavare, apposta per domani per partire, a un certo punto si è accesa tutta la centralina e non frenava più, quindi è andato piano piano a cercare un elettrauto, un meccanico, solo che ovviamente sono tutti chiusi perché oggi è esattamente il 12-13 agosto, si è spento l'orologio perché non l'ho ricaricato e quindi sono tutti chiusi. L'unico che gli poteva dare un minimo di assistenza erano Rauto, ma erano pienissimi perché gli ha detto che sono quelli vicino a noi, sono gli unici di tutta Torino che sono aperti. Evidentemente si danno il cambio, faranno i turni con gli altri punti vendita, con gli altri centri, e gli ha detto di lasciargli la macchina lì che l'avrebbero guardata domani. Il problema è che noi domani siamo via e quindi alla fine mio padre non potrà prendere la macchina per partire, quindi domani dobbiamo andare con questa e con quella di mio cognato Francesco, il ragazzo di mia sorella, e nulla, va bene. Quindi praticamente il giorno prima della partenza ci ritroviamo soltanto con la bicicletta a momenti, però fortunatamente siamo riusciti a risolvere il tutto. Speriamo, incrociamo le dita. Iniziamo il vlog con Lisa che si soffoca con i pantaloncini di Omar, ovviamente, come ogni santo giorno. E questa è la scusa per Omar di non metterli poi a posto perché dice che li ha lasciati a lei per giocare. Ma già, piccolina, sto giocando, lasciala. Cicciottella schifida. Ragazzi, buongiorno. Allora, continuo il vlog il giorno successivo rispetto all'inizio perché ieri sera siamo tornati tardissimo, era mezzanotte passata. E poi niente, eravamo stanchissimi perché mi sono detta vabbè, continuo domani il vlog. Allora, stamattina siamo in partenza alle 8:30. Omar era ancora nel letto. Ah, si è risolto dalle 8:05. Ma per favore, ho dovuto sbraitare perché dovevamo preparare ancora tutte le valigie. E niente, in questo momento abbiamo finito, stiamo per chiudere l'ultima valigia. Volevo farvi vedere la, non penso sia una trovata, penso che sia, diciamo, un'idea un po' di tutte, ovvero il fatto di andare a mettere dentro questi sacchettini di Ikea tutte le confezioni dei prodotti. Un anno questi sacchettini qua mi hanno veramente salvato perché l'acqua micellare mi si era aperta in valigia e probabilmente ha preso qualche colpo e la plastica, essendo il tappo di plastica, si era spaccato, per cui mi è uscita tutta l'acqua micellare e avendola all'interno di questi sacchetti non solo ho evitato una tragedia, più che altro perché avevo il caricabatteria, l'attrezzatura della macchina fotografica eccetera eccetera, ma anche perché comunque ho avuto la possibilità di recuperare l'acqua micellare. Siamo insomma. Bene, adesso chiudiamo le valigie e ci avviamo a far colazione. Cosa c'è? Ho messo solo questa. Ma infatti perché? Perché sei una piaga. Una piaga. Va bene, Jerry. Porti con la valigia. Sì, già arriviamo. Ma dai, che non ce la fa a portarla, pesa. Guarda, tutto in ordine alfabetico. Ma lascia stare. Dai. Due valigie. Lascia stare. E neanche ho dovuto condividerne una con lui, lì c'è il cappuccinatore. Altro sei la Valeria Marini della famiglia. Tieni anche questa. Guarda che bravo. Non potete capire, ma cosa, buongiorno. Ma stai zitta Valeria. Oh mamma mia, c'è gente, comunque, aiuto. Mamma la conosco. Eh? Non mi conosci? No, non potete capire cos'è successo. Praticamente, mentre stavo venendo qua per far colazione, ha iniziato a sentirsi un odore di olio bruciato
dalla macchina, proveniente dalla macchina, perché siamo organizzati così, io, Omar, i miei genitori con noi, mentre lei e Francesco, Valeria, basta. Lei è vestiti. E no, e comunque abbiamo dovuto fermarci, controllare, perché probabilmente ci stava lasciando anche la macchina di Omar. Fortunatamente, dando un'occhiata, non è risultato nulla di preoccupante, però insomma dobbiamo un attimino fare attenzione. Adesso dobbiamo valutare quale macchina prendere. È rimasta quella di mia mamma. Praticamente questo viaggio è già iniziato male, abbiamo perso già due macchine. Vabbè, vediamo se riusciamo a fare quattro. Vediamo come arriviamo, veramente col monopattino, col triciclo, in qualche modo arriveremo a destinazione. Allora, Facebook ci ricorda che nel 2012 io ero esattamente così. Omar era esattamente così, praticamente 800 kg in meno. Guarda qua, avevo soltanto due cosce. Adesso ne ho 5 o 6 di cosce. Mamma, praticamente due di queste fanno una delle mie. Ma non importa, adesso sono cicciottella e felice. Omar, con i capelli bianchi, no, bianchi, neri, no, ce l'avevi la barba. Omar sempre molto allegro e felice, esatto, nelle foto. Ma voi eravate giovani, ma com'è che io vi vedevo sempre vecchi? Ti faccio proprio fare una brutta fine. Vedete l'espressione proprio della felicità? Che bellini. Cioè, guarda che roba. Ma Omar, ma sei sempre stato brutto, eh? Non ti stavate insieme? Sì. Omar, sei sempre stato brutto e appassito. Guarda la mia gioventù, guarda che roba. Ma io non ci vedevo già allora. Mamma mia, Omar. Bella, ma che bella. Ma vai via. Oh, mamma mia. Omar, questa foto ve l'ho scattata io. Sì, Omar che all'epoca riusciva a piegarsi, adesso non più. Ecco, la felicità, proprio l'espressione della felicità. Guardate com'ero bella sorridente. Questo è il classico sguardo della Katia in foto. È vero, anche tu, mamma, vieni così. E no, poi? È proprio cattiva. E basta, questo era... Dov'era? No, c'è ancora. Gabicce Mare, dov'era? Sì, qua era Gabicce. Ma che romantico che era. Ma che romantico, ma per favore. Le ho fatte io queste foto. Guarda la magrezza. Ma tu cosa vedi? Cioè, invece di vedere i ricordi vedi... Ma guarda, avevo un braccio piccolo. Ma questo lo dici tu, non è più piccolo. La smettila. Va bene, dai. Siamo, andiamo. No. Bene, finita la colazione, adesso ci avviamo. Durata 3 ore la colazione. Abbiamo fatto colazione con molta molta calma. Ci avviamo, comunque vicino rispetto a dove abitiamo noi. Aiuto, perché sono soltanto 2 ore e mezza di viaggio. Non hai idea della sfiga che ci hai portato. Io non sono io che porto sfiga. Sì, una sfiga. Anche a questa macchina c'è accesa la spia, bene, sono contenta. Grande. Bene, andiamo col carro attrezzi.
Guardate, cosa sta facendo? Le mani freddo, ma sei vivo? Nella macchina di Francesco abbiamo il pranzo. Chi è che canta? Dai, Fra, fai tu che ancora ti rovescio tutto in macchina. Divisi. Prendiamo a cavolo. Quanto è prosciutto? C'è anche del quante ce n'è? Di pollo. La parmigiana. La parmigiana dentro il panino. Non so quanto sta facendo. Siamo arrivati, come avete visto, io e mia sorella abbiamo preso la navetta perché non ci stavamo tutti, c'erano anche altri due ragazzi di un altro hotel, quindi siamo venute per prima noi con un po' di valigie, che non so se riuscite a vederle, vabbè, e adesso poi arriveranno mio padre, mia madre, Omar e il fidanzato di Jessica con la seconda navetta. Ne approfitto, visto che siamo arrivate per prima, per farvi rapidamente un tour. Prima che arrivino tutti, iniziano a parlare, non si capisce niente. Vi lascio in info box il link, perché è un posto veramente ottimo, sono gentilissimi. Pensate che il personale ci ha accompagnato su, non sono entrati per via delle nuove norme, è tutto sanificato, compresi i condizionatori, quindi veramente bellissimo. Rapido tour. Dunque, questa è la porta di ingresso. Sulla sinistra, rispetto all'ingresso, scusate, iniziamo bene, c'è questo divano, che è un letto divano, loro ce l'hanno già aperto. Poi lì c'è il terrazzino. Sulla destra, rispetto all'ingresso, abbiamo questa cucina, che è veramente bellissima. Travia vista, ragazzi! Mi sa che le travi a vista saranno una caratteristica della nostra nuova casa. Non so se ci avete fatto caso, ma in tutti i posti dove siamo stati ci sono sempre le travi a vista. Qualcosa vorrà dire. Qui abbiamo il tavolo. Qua ci sono i vari codici per entrare e per uscire. Tazze, perché probabilmente faremo colazione qui. Poi abbiamo finestra. Poi qui abbiamo mobiletto con la TV, dopo poi usciamo e vi faccio vedere rapidamente il terrazzino, ma andiamo di là. Non sono ancora entrata, sto accedendo a quest'area insieme a voi. Dunque, sulla destra qua abbiamo un primo bagno, dovrebbero essere due bagni con tutti gli asciugamani, vabbè, anche qua sempre travia vista. Qui abbiamo la doccia. Tra l'altro ho notato che ha queste piastrelline qua, che sono una caratteristica dell'arredamento, comunque dei bagni che si vedono spesso su Instagram, che va tanto in questo periodo. Lavandino enorme e ovviamente lì abbiamo appunto lo specchio. Là ci sono i vari campioncini. Poi andiamo dritto. Di qua cosa abbiamo? Qua abbiamo la seconda camera da letto con i lucernai, si chiamano queste finestre, mi pare di sì. Chi è che bussa? Questa è quella rimbambita di mia sorella. Altro condizionatore, mi sa che è rimasta chiusa fuori. Qui abbiamo, ma che cos'è? Scusate un attimo, vedere che si è chiusa fuori. No, non c'è nessuno qua.
Intanto è sparita. Adesso vado a vedere. Comunque qua abbiamo l'armadio. Guarda che se ti becco qua sotto sei proprio una cretina. Guarda. Ma infatti io non ti trovavo, rimbambita che non sei altro, sono andata a vedere se eri fuori. Mi sei lasciato fino a qua. Io, guarda, se ci fosse una porticina ti chiuderei qui dietro. Sì, è proprio. Comunque, guardate. Ah, qua si può recuperare dello spazio. Io spero che tu rimanga incastrata in qualche modo. E comunque questo è un armadio che è stato realizzato completamente su misura. Vediamo. Molto ben attrezzato come posticino. Secondo posto. Vabbè, poi andiamo di qua. Brutta rimambita. Andiamo di qua, c'è l'altra camera da letto con il secondo bagno. Qui abbiamo un'altra struttura di armadio. Non so se riuscite a vedere bene. Altra struttura di armadio. Che bello, mi piace come è fatto questo armadio, soprattutto mi piace questo bel fresco che arriva. E qua abbiamo il secondo bagno, vedete? Qui abbiamo doccia con le stesse caratteristiche delle piastrelle di prima e dell'altra, forse un pelino più piccola. E poi appunto qua abbiamo il phon, vabbè, ovviamente il classico bagno. Anche qua abbiamo specchio, piccolo lucernaio. Bene, mi piace molto come tipo di posticino. Allora proviamo ad andare fuori. Come si apre qui? Così. Questo vi faccio vedere rapidamente. Vedete il terrazzino, ragazzi, fa un caldo veramente mostruoso. Pianta e vabbè, insomma, non è che qui c'è il condizionatore e lì c'è appunto. Diciamo che oggi è proprio giornata da abbronzarsi super super bene, eh? Andiamo? Ok. Praticamente ho resistito un mezzo secondo fuori, fa veramente un caldo, non vi dico, in autostrada, lì all'autogrill quando siamo scesi per pranzare. Non so se notate, sono leggermente più abbronzata, non sto scherzando, rispetto ma al mio pallore. Comunque niente ragazzi, facciamo così, io chiudo qui il vlog e adesso inizio immediatamente un secondo, perché è troppo lungo questo, meno male che avevo detto che avrei fatto più corto. E nulla, ne inizio poi un secondo e lo vedrete prossimamente. Vi mando un grande bacio e che abbiano inizio le nostre vacanze.